Buongiorno, io sono Jean-Michel Carasso. Oggi vi propongo una specialità marocchina e libica. Si tratta di una confettura di cipolle bianche che si mangia in accompagnamento del couscous in quei due paesi. Quindi gli ingredienti per fare questa confettura di cipolle sono cipolla bianca tritata finemente, olio d'oliva extravergine, curcuma, cannella in polvere, ginger o radice di zenzero tritata finemente, miele, zucchero e sale. Quindi noi mettiamo 3-4 cucchiai di olio extravergine nella padella, facciamo scaldare quest'olio e ci buttiamo la cipolla. Allora, quando la cipolla è appassita, cioè noi andiamo ad aggiungere le spezie e i condimenti. Mettiamo quindi il ginger fresco grattato, mettiamo la cannella, in polvere, mettiamo la curcuma. Adesso aggiungiamo il miele, ci vorrà un cucchiaio da minestra abbondante, aggiungiamo lo zucchero e mettiamoci un pochino di sale. Quando abbiamo ottenuto questa bella pasta speziata, zuccherata e salata, aggiungiamo un pochino di acqua, abbassiamo il fuoco, al minimo praticamente, e lasciamo cuocere. È pronta la nostra confettura di cipolle libico-marocchina, è bella densa e la mangeremo come accompagnamento del couscous marocchino o del couscous libico. Eccola qui.